Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Puntata numero 49 del podcast Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di questo filo immaginario c'è come sempre Giuseppe Franco, super esperto di comunicazione e public speaking lato business, che come sempre saluto. Ti è piaciuta questa presentazione? Sì, guarda, mi sto scaldando ancora di più rispetto alla temperatura che in queste ore, e mi riferisco a chi ci sta ascoltando proprio in diretta, diciamo così, nella settimana che uscirà la puntata, in questo caldo che l'Italia, insomma, ci stiamo arrostendo, quindi mi è piaciuta perché mi hai rinfrescato e riscaldato nello stesso tempo. Questa puntata riprende un'altra volta il filone della Lead Generation, in particolare Lead Generation e Funnel dedicata al mondo del business to business, e in particolare prende spunto da uno scambio di opinioni che ho avuto con Alex, che ascolta il nostro podcast e che ringrazio, perché è stato uno scambio di opinioni molto interessante. Lui ci ha fatto una critica molto costruttiva che io ho apprezzato veramente tanto, che ho condiviso con te Giuseppe, e visto e considerato che io con Alex ho avuto questo scambio e quindi la mia opinione lui l'ha letta, mi piacerebbe che anche tu dessi la tua opinione per approfondire questa cosa, e quindi invito anche gli altri che ascoltano il podcast, che se hanno idee o vogliono dire la propria, di comunque farsi avanti, perché noi siamo veramente aperti a qualsiasi tipo di critica, soprattutto quando la critica è costruttiva e interessante, come quella di Alex, che tra l'altro ha suggerito proprio il contenuto di questo, l'argomento di questa nuova puntata del podcast dedicato al funnel e all'lead generation business to business. Esatto. Poi perché ne parliamo, perché ci soffermiamo? Soprattutto per ringraziare Alex e soprattutto anche per chi sta ascoltando, perché l'aiuto e il contributo di chi ci ascolta ci dà la possibilità di sistemare, di cercare di capire quello che noi non vediamo, per quanto possiamo essere, perché siamo dal di dentro, quindi stiamo preparando il podcast, non abbiamo una sorta di specchio. In questo caso lo specchio, come quello di Alex, è una critica costruttiva. A me è piaciuta molto, poi tu me l'hai fatta leggere. Per quale motivo? Perché non si è concentrato sul fatto di dire benissimo, siccome noi abbiamo questo vizio di andare, perché poi il podcast è centrato su mai dire 30 minuti, poi andiamo sempre oltre. Non ci sta dicendo guarda che tanto tempo, eccetera, eccetera. No. Sta dicendo una cosa sui contenuti. Ha detto praticamente, ha fatto una richiesta, poi ovviamente non andiamo nello specifico, però ci ha detto guarda che tanti contenuti in questo poco tempo, addirittura anche paradossale la cosa, ovviamente è meglio concentrarsi, focalizzarsi su alcuni aspetti. Molto vero, e anche altrettanto vero che comunque è un podcast, quindi non si può ovviamente sostituire ad un corso, sostituire una consulenza con una persona, perché poi ognuno ha le singole esigenze, però si può stringere quello che è il campo, ed è quello che cerchiamo di fare oggi. Ed ecco perché mi è piaciuta proprio questa idea di collaborare, di costruttiva nel sistemare quello che è il formato del podcast. Poi una autocritica che noi ci facciamo, e adesso condivido con te Max, che è proprio il fatto di avere questa sorta di effetto popcorn. Non so se esista il termine tecnico. Perché l'effetto popcorn? Perché noi abbiamo questa abitudine, stiamo parlando di una cosa e lo facciamo veramente in buona fede, iniziamo con una traccia, iniziamo con un argomento, poi ogni volta che andiamo a toccare, tastare alcuni singoli argomenti, si apre un altro argomento. Ecco perché dico un popcorn, perché purtroppo nel fatto di leggere e di conoscere alcuni argomenti abbiamo questa strana ovviamente sensazione di non coprire tutte le cose, e quindi ne aggiungiamo altre e dice magari serve anche questo, magari serve anche quest'altro. Invece il commento di Alex un po' ci sta dicendo di contenere un po' gli argini, e questo quindi è altrettanto utile. Detto questo, iniziamo subito. Dimmi. E quindi dico conteniamo gli argini. Sì, è vero questa cosa, no? A volte abbiamo questo eccesso di voler dire le cose, quindi bene, conteniamoci. Quindi visto che oggi parliamo di business to business, che è un argomento sempre molto interessante, perché chi si occupa di business to business molto spesso ha proprio difficoltà nell'organizzare una strategia di marketing, e soprattutto una strategia di lead generation, e me ne accorgo perché poi durante i miei workshop molto spesso chi fa una domanda è proprio chi si occupa di business to business. E infatti le prime tre necessità che vengono fuori dal mondo della lead generation dedicata al business to business è proprio quello di acquisire nuovi clienti, massimizzare quello che viene chiamato il life value
cioè il tempo, il life value di ciascun singolo cliente, cioè il tempo che un cliente resta, la vita di un cliente, grazie. La vita di un cliente e poi il valore, cioè nel senso che il cliente rimane tuo cliente per un certo tempo, quindi la vita di questo cliente con te e chiaramente i soldi che spende questo cliente con te, cioè che compra più volte, quindi un acquisto reiterato magari nel tempo. E poi la necessità di differenziarsi, perché come diceva il vecchio Kotler, se non sei un brand sei una commodity, e se sei una commodity vuol dire che poi è tutta una questione di prezzo, cioè nel senso che le persone non ti percepiscono come un brand, quindi non ti percepiscono di valore, non percepiscono la tua differenza, il tuo valore e la tua differenziazione, per cui ne fanno semplicemente una questione di prezzo. Tu o l'altro non cambia granché, quindi a questo punto vediamo chi mi offre il prezzo più basso e vado da quello che mi offre il prezzo più basso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questi primi tre punti. Direi di proseguire, così cerchiamo di contenere un po' e stare. Perfetto. quindi a questo punto, che cosa si è visto iniziando un po' a studiare il comportamento del cliente, no? del diciamo tra virgolette del nuovo cliente, anche se questa cosa mi fa un po' sorridere, no? Del nuovo cliente nel mondo del B2B attraverso poi quello che è il web. E che in realtà il cliente si è spostato un po' dal concetto di prodotto centrico, cioè nel senso di essere concentrato esclusivamente sul prodotto, quindi io sto cercando un singolo macchinario per risolvere un mio determinato prodotto, quindi vado a vedere soltanto la caratteristica di quel prodotto, quindi dal prodotto centrico il cliente si è spostato un po' sul prodotto più servizio, cioè nel senso che è, come dire, ormai il prodotto in qualche modo è diventato un po' alla portata di tutti, cioè nel senso che il prodotto, le aziende che offrono un determinato prodotto stanno diventando sempre più numerose, non sei più l'unico sul mercato sostanzialmente che offre quel prodotto. Una volta cosa succedeva? Che magari in una città o in una determinata area geografica c'era soltanto quel produttore di acciaio, no? C'era soltanto... era difficile arrivare magari da un'altra azienda che produceva non quella lamiera o che produceva quel tipo di macchinario, era molto più complicato. Oggi veramente invece con il web cosa succede? Che io sono comodamente alla scrivania, vado, accendo il computer, comincio ad andare un po', navigo un pochettino sul web e trovo un'azienda a qualche chilometro di distanza o addirittura a qualche centinaia di chilometri di distanza che offre proprio quel tipo di prodotto che sto cercando e me lo fa arrivare fino alla mia azienda, per cui quel produttore o quel distributore che era lì a pochi chilometri e che fino a magari il mese prima o l'anno prima riusciva a lavorare tranquillamente con le aziende che erano lì, insomma nel suo comprensore, nel suo territorio, a un certo punto si trova che la concorrenza non è più soltanto nel suo territorio ma diventa una concorrenza extraterritoriale, per cui a chilometri di distanza ti stanno facendo concorrenza perché il click ormai è così vicino che ti sposti con il mouse se sei alla distanza di un click di un mouse. Quindi che cosa succede? Succede che non basta più concentrarti semplicemente sul tuo prodotto, ma devi offrire qualcosa in più, devi offrire dei servizi. E quindi che cosa succede? Succede che si hanno tre tipologie di concetto di servizio che bisogna prendere in considerazione: servizio base, servizio necessario e servizio aggiuntivo, che poi è quello più importante. E c'è una cosa bella da andare a vedere, che è proprio questa: il servizio base, che cos'è? Il servizio base è quello proprio dell'utilità e la funzionalità del prodotto in sé, cioè se questo è un prodotto che deve refrigerare, se è un prodotto che deve fare un buco in un muro, deve fare un buco in un muro, quello diciamo è la funzionalità e l'utilità del prodotto in sé. Tra i servizi necessari percepiti da un cliente rientrano confezione, design e qualità. E su questo fatto, sul concetto di qualità, ci sarebbe da dire, cioè, apriamo una puntata, ma visto e considerato che abbiamo detto che dobbiamo stare, come dire, belli chiusi in questa, non mi dilungo più di tanto. Però giusto per far capire che quando si punta la propria comunicazione sul dire il mio è un prodotto di qualità,
stiamo proprio sbagliando tutto, perché la qualità rientra tra i servizi necessari. Cioè io mi aspetto, lo so che il tuo è un prodotto di qualità, non voglio neanche pensarlo che il tuo sia un prodotto scadente, perché a quel punto non mi sto neanche avvicinando a te se percepisco lontanamente o se ho semplicemente il dubbio che il tuo non sia un prodotto di qualità. Lo do per scontato, non c'è niente di, cioè non dovresti neanche dirmelo. Se tu senti la necessità di dire che il tuo è un prodotto di qualità, mi viene il dubbio che non lo sia, cioè sostanzialmente questo è il concetto. Invece i servizi, quelli veramente interessanti, quelli che poi danno il plus, sono tutti quei servizi aggiuntivi che il cliente, dove il cliente è particolarmente sensibile, soprattutto nel mondo del business to business. E sono ad esempio i servizi post vendita, quelli che riguardano la consegna, i tempi di consegna, tutto quello che gira intorno alla consegna, i sistemi di pagamento, le modalità di pagamento, la garanzia, poi eventualmente l'eventuale installazione e così via. Perché stiamo facendo questa premessa? Perché tutta questa roba qui è fondamentale, ora andiamo a vedere anche dei dati statistici e così via, è fondamentale nella costruzione di tutto il materiale iniziale che serve alla lead generation e che serve al funnel di marketing e di vendita che vedremo praticamente alla fine di questa puntata, ovvero tra 20-25 minuti al massimo. Prima, è che stava scattando mentre parlavi l'effetto popcorn, mi scuserà Alex, ma mi stavano venendo un sacco di cose da dire, da aggiungere. E allora mi limito a fare una riflessione su tutto quello che hai detto, soprattutto sulla tendenza dei clienti, che è un ragionamento che dovrebbe fare chiunque che sta iniziando sia a pensare alla tua strategia di marketing e poi quando devi comunicare all'esterno quello che stai facendo. Perché intanto la riflessione qual è? Da quello che dicevi non ci sono più le distanze, sono accorciate le distanze, quindi anche il tempo. Pensa a tutti i servizi che ti fanno raggiungere quel prodotto in pochissimo tempo, allora io non neanche vado a prenderlo qui vicino, tanto mi arriva a casa l'indomani. Abbiamo questa necessità, adesso le cose stanno cambiando e più avanti andiamo abbiamo questo effetto di, che abbiamo forse citato già in altri episodi, della gratificazione immediata, cioè che dobbiamo comprare la cosa, ce l'abbiamo subito, quindi quello è un effetto che già dobbiamo avere quasi tutti per essere allo stesso diciamo livello degli altri. La qualità, quando tocchi il tasto qualità, mi incavolo, va bene così, cosa devi mettere? Perché anche le comunicazioni, se guardi, se scendi adesso per strada, dove sei tu, ma anch'io qui, ovunque, c'è qualcuno che spreca il suo spazio pubblicitario scrivendo la parola qualità, occupa quello spazio del cartonato con la parola qualità, non serve a nulla, non hai ancora capito cosa stai dicendo, è un po' come se io andassi da una persona e dico piacere, io mangio, e beh, anch'io mangio, chi se ne frega, la differenza qual è? Ecco, questa è la cosa, oltre alla premessa che dicevi, quello che dobbiamo avere in testa, quello che dobbiamo pensare di fare. Quindi dei servizi, il servizio deve essere qualcosa in più, non dire io mangio, sai che io mangio questo tipo di cosa, questo tipo di alimento. Ecco, quella è la differenza che potresti dare e cercare di andare incontro alla tendenza dei clienti, mi verrebbe da dire di alcuni clienti, e poi ci colleghiamo a tutto quello che abbiamo già detto alla persona con cui stai comunicando. Adesso aggiungi i dati. Ma infatti è proprio così, come se io dicessi, insomma, nella mia comunicazione, vieni, compra da me, tanto non sono un ladro. Cioè, ok, chiusa questa parentesi. L'osservatorio italiano di business ha buttato giù tre date interessanti che sono i seguenti, che dice circa il 40% dei potenziali clienti inizia il proprio processo di acquisto cercando online testimonianze di esperienze di coloro che già hanno acquistato magari da quel determinato cliente. Perché questo? Perché è chiaro che le persone vogliono essere rassicurate, quindi se io in qualche modo riesco a capire chi già ha comprato e come si è trovato, come dire, mi rassicuro e sono più tranquillo. Ieri ad esempio ero ad una riunione tra imprenditori e insomma, altre persone di business e così via, si parlava di un servizio in particolare, c'era un gruppo di imprenditori che offriva un servizio particolare, un check aziendale e così via, ad un prezzo anche molto interessante, eccetera. E proprio questo ho notato che molte persone lì, compreso io che ero lì ed ero lì proprio come potenziale cliente, ci chiedevamo ma qualcuno già si è trovato in questa condizione, già ha fatto questo check aziendale, come si è trovato, che domande hanno fatto, che cosa...
Perché questo? Perché è chiaro che prima ancora di prendermi un servizio comunque alto spendente, voglio vedere le persone che già hanno provato questo servizio, questo prodotto, come si sono trovate. Quindi è chiaro che chi sta creando un sito internet, una landing page, nel business to business una semplice landing page non funzionerà mai, quindi dimenticatevela la semplice landing page, è necessario costruire un sito internet che comunichi il vantaggio, che dia, che rassicuri e così via. Magari ascoltatevi le puntate precedenti che ne avevo parlato tanto di come costruire un sito che funzioni in questo senso. È importante metterci magari testimonianze di clienti veri, magari qualche video e così via, che già stanno utilizzando quel prodotto, il vostro prodotto e il vostro servizio, e che vantaggio effettivo hanno avuto. Cioè, io da quando sto utilizzando questo prodotto effettivamente ho migliorato questo mio servizio, ho migliorato la mia vita lavorativa e così via. La seconda statistica interessante è che cresce sempre di più, dal 35 è passato più o meno al 41%, chi considera il blog una fonte attendibile, affidabile più che altro per la ricerca delle informazioni. Quindi anche nel campo del business to business il blog diventa uno strumento molto importante nella fase di raccolta delle informazioni, e che va questa informazione, questa statistica ad avvalorare questa terza, ovvero che soltanto il 30%, e questa è una statistica, cioè un numero che va a scendere, considera il solo sito dell'azienda una fonte ufficiale per la raccolta delle informazioni e per l'autorevolezza. Cioè, nel senso che soltanto il sito come vetrina da sé ormai non basta più. Cioè, le persone, il potenziale cliente vuole maggiori informazioni, ma soprattutto vuole delle informazioni che siano già utili per misurare l'autorevolezza dell'azienda. Quindi se tu, da quest'altra parte, se tu sei un'azienda che sta offrendo un determinato prodotto, un determinato servizio, prima ancora di dire sì, il mio prodotto è un ottimo prodotto o il mio servizio è un ottimo prodotto, dimostramelo attraverso magari un buon articolo di un blog, un buon esempio, un buon video, in che modo effettivamente il tuo prodotto, il tuo servizio possa migliorare la mia vita lavorativa e rendermi, non so, più semplice il mio lavoro, può diminuire, non so, il numero di errori o la qualità del mio reparto di qualità, oppure il mio reparto vendita, oppure il mio reparto di produzione, il mio macchinario XY. Cioè, in che modo tu puoi migliorare la mia vita lavorativa della mia azienda. Aggiungo una cosa che mi faceva riflettere da tutti questi dati che stavi elencando. Sì, è vero, il 40% dei potenziali clienti, eccetera, eccetera, la testimonianza quanto sia fondamentale. Poi considerare il blog come una fonte attendibile, e poi abbiamo detto il 30%, anche la tua, insomma, il tuo sito come sito ufficiale, come una fonte sufficiente per poter decidere l'acquisto di un prodotto. Diciamo così, proprio per dirlo in sintesi. Cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che sta sempre di più tornando, o perlomeno intensificando, quello che è il valore della relazione che tu riesci a creare, il valore umano. Questo perché quando tu all'inizio parlavamo di prodotto centrico, ok? Quando ci fermavamo al discorso del prodotto, tanto tempo fa, quando si pensava facciamo il prodotto e siamo belli, siamo fighi sul mercato, abbiamo inventato una cosa, pensa alla prima lavatrice, pensa al primo oggetto che poteva già... eravamo affascinati da quel prodotto. Adesso non lo siamo più, perché alcune cose le diamo per scontate. Allora mi viene da dire, con un occhio non so se sul futuro o comunque osservando le cose dall'esterno, tempo fa si diceva benissimo, c'era più bisogno anche di ricerca scientifica, cioè serve sempre, cioè il prodotto si fermava al beneficio, okay, alla caratteristica, servivano anche delle figure che fossero molto preparate su quello, anche adesso esistono, soltanto che bisogna aggiungere un altro aspetto, che è l'aspetto umano. Quindi questo è tutto legato anche all'umanità, il fatto di riuscire a trovare delle testimonianze di persone. È un po' come il rapporto che dici, senti, vai a mangiare da quella pizza perché si trovi bene, si mangia bene, potrei dire a te per esempio, questa è una relazione umana. Quando io il blog diventa una fonte affidabile, anche lì bisognerebbe dire come e in che modo stiamo scrivendo quel tipo di contenuti per creare una sorta di relazione. Va sempre ad intensificare, nonostante stiamo parlando comunque di un B2B, cioè business to business, c'è sempre un elemento umano che adesso, dove ormai la tecnologia ci sta soffocando,
lo dico non in senso negativo, lo dico in senso positivo, attenzione, attenzione, che stiamo diventando un po' troppo vittime, in questo caso faccio un'autocritica di quello che è la tecnologia, e dobbiamo invece ricordarci dell'aspetto umano fondamentale. E poi i numeri comunque non ci smentiscono. Assolutamente i numeri non ci smentiscono. Allora, il problema grosso dei venditori qual è? Il problema grosso dei venditori, quando si parla del business to business, è arrivare da un cliente che in qualche modo sia già caldo. Che cosa vuol dire caldo? Vuol dire che A, conosce la tua azienda, B, conosce il tuo prodotto, C, percepisce il tuo prodotto come la soluzione al suo problema, e a questo punto mi viene a dire D, sta aspettando semplicemente di firmare il tuo contratto, cioè nel senso che tu stai lì, che ormai dall'altra parte il cliente ha già raccolto tutte le informazioni necessarie, si tratta di andare a smarcare qualche dubbio, qualche perplessità, magari proprio da un punto di vista umano, magari la persona dall'altra parte vuole semplicemente guardarti negli occhi e superare quell'ultimo dubbio che dice ok, fino ad ora ho visto un video, ho visto tutto online, ora è il momento di vedere veramente la persona e fidarmi di te e dirmi ok, perfetto, mi hai convinto, ho parlato con te, veramente a questo punto sento che questa è l'azienda che fa per me. Ma per arrivare a questo vuol dire che il tuo funnel, di cui tra qualche minuto ancora andiamo a vedere qualche dettaglio, ve ne presento uno che effettivamente è un funnel che si può realizzare tecnicamente e che funziona e che abbiamo anche realizzato e portato avanti per alcuni dei nostri clienti, proprio dal punto di vista del business to business, deve fare in modo che il tuo potenziale cliente venga intercettato molto alla lontana, cioè nel senso nel momento in cui sta cominciando a cercare delle informazioni. Quindi devi essere assolutamente presente sul web con tutta una serie di informazioni. Per questo abbiamo la famosa premessa, cosa stanno cercando i clienti, cosa fanno. Quindi devi essere presente sul web assolutamente con un blog, con dei video, con delle informazioni, con delle risorse utili per il tuo potenziale cliente, che già nel momento in cui io scarico quella risorsa o leggo quella informazione posso già capire che tu sei un esperto e che mi stai risolvendo un problema, oppure che mi stai dando delle informazioni veramente utili per comprendere che tu sei esperto in quel settore, in quel mercato, per quel tipo di prodotto e così via. Altrimenti diventa veramente complicato per un venditore arrivare lì, partire da zero a freddo e cercare di concludere poi una vendita. Tant'è vero che poi una ricerca di Marchetto, questo va a vedere, dice che il 93% dei buyers inizia una ricerca, cioè inizia il processo di acquisto proprio da una ricerca sul web. Cioè io comincio, questo penso che tutto il mondo inizi qualsiasi tipo di attività di ricerca, cioè di acquisto, da una semplice ricerca sul web. Quindi se io inizio a cercare sul web vuol dire che se tu da quell'altra parte non hai preparato una massa critica, come dico io sempre, una massa critica di informazioni, di contenuti, e quindi il famoso content marketing, e anche su questo abbiamo fatto una lunga puntata io e te Giuseppe, andatevela ad ascoltare, il content marketing, c'è una lunga puntata su questo. Se non hai preparato tutta una serie di contenuti in modo tale da intercettare questa ricerca, ti diventa difficile, perché vuol dire che stai semplicemente lavorando sul marketing a pagamento, cioè stai cercando magari di fare un Google Ads per cercare di beccarti l'ultima ricerca, quando quello ormai sta semplicemente facendo un click, sta arrivando a te, non ti conosce, e nell'ultimo istante vuoi convincere questo potenziale cliente con tre parole a comprare da te direttamente. Qualche volta funziona, ma la maggior parte delle volte no, cioè è meglio che questo cliente te lo cominci a prendere nel momento in cui lui è nella fase di raccolta delle informazioni e mano a mano attraverso un funnel te lo porti avanti. Poi non è detto che tu una strategia di acquisizione immediata non la debba avere, cioè quella va sempre bene, tu la devi avere, una strategia di clicco, esce il tuo annuncio, vai sulla tua landing page, sul tuo sito in particolare, e cerchi immediatamente di venderti un lead caldo. Per carità, magari quello in quel momento è con l'acqua alla gola oppure ha un'esigenza veramente forte, alza il telefono, ti chiama e tu fai una vendita. Quella strategia è una strategia che tu devi comunque tenere attiva, ma c'è la possibilità di prendere tantissimi altri clienti che in questo momento stanno semplicemente raccogliendo le informazioni e che possono tra una settimana, 10 giorni o un mese diventare dei tuoi clienti ad un costo molto molto più basso. E quindi a questo punto andiamo a vedere quali sono le prime 3 richieste di tutte le aziende che fanno business to business.
le prime tre richieste che fanno sempre, sulle quali lavorano e sui quali i marketer sono sempre assorbiti per risolvere questi tre problemi più importanti, sono: numero uno, proprio statisticamente parlando, migliorare la qualità dei lead, e quindi vediamo che cosa vuol dire questo. Due, ottenere una maggiore quantità di lead. E tre, di nuovo ritroviamo il concetto, aumentare il lifetime value del cliente, cioè fare in modo che il cliente resti con noi per più tempo possibile. E questo vedremo come si ottiene. E ora arriviamo su due dati statistici interessanti, a meno che, caro Giuseppe, tu voglia aggiungere qualcosa su questa roba. Aggiungo un'immagine di quando parlavi dei contenuti, che dovremmo pensare di ragionare così, come se ci fosse questa piazza che è internet, una persona scende in piazza e vuole trovare un'informazione o qualcosa, oppure sta semplicemente passando. Quindi chi si ferma lì al bar a comprare subito è quello che magari usufruisce della pubblicità, come stavi dicendo, perché in quel momento ha sete, però invece sta passando direttamente in questa piazza. In questa piazza vede delle figure, vede delle persone. Ecco, tra le tante persone che vede con un colore diverso ci deve essere anche tu, e quello è il punto. È la massa critica di cui tu parlavi, che più contenuti creiamo, più persone ci sono all'interno di questa piazza. Certo, la piazza sta diventando sempre più vasta, però bisogna esserci e poi arrivare a quello che sono le richieste che stavamo menzionando, nel riuscire pian piano a creare dei filtri, dei sistemi, che tra l'altro poi abbiamo registrato altre puntate sul discorso di questo, di come indagare meglio, di come trovare proprio il lead che può essere utile a noi. Però è un passaggio fondamentale quello di capire assolutamente, di fornire i contenuti, e poi, visto che oggi ho utilizzato questa metafora del popcorn che potremmo sfruttare per fare una puntata a sé, il fatto che quando noi stiamo scrivendo anche un articolo, anche lì, nel momento in cui dobbiamo immaginare proprio il percorso della persona che legge il tuo articolo, comincia ad acquisire un'informazione in più su quel tipo di prodotto, su quel tipo di servizio, e allora chiediti, una volta che questa persona ha acquisito quell'informazione, poi vuole ancora sfamare quell'informazione, quindi vuole salire di un grado più in alto, attenzione a non perderti il secondo step. Devi essere pronto anche per il secondo step, perché spesso vedo anche contenuti che si fermano al primo livello, e poi che cosa fai? Li sfami per il primo livello, e il secondo invece lo sto facendo un altro, e te lo sei perso. Vai. Ma è un po' il concetto di dire: se io ho 100 persone, quest'altro, se ho 100 persone di fronte, quante in questo momento hanno mal di testa? Magari 3. Ma quante potenzialmente potrebbero avere mal di testa nei prossimi 3 mesi? Forse 70. Quanti quindi si tolgono? Di cui hai parlato? No. Ok. Allora, considerato che tutti quelli che fanno business, cioè tutte le aziende nel business to business che fanno lead generation vogliono migliorare la quantità dei lead, migliorare, avere più lead, eccetera, 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 che cosa hanno fatto? Sono fatto un'indagine molto interessante per capire quali sono state le attività, ad esempio nel 2000, tra il 2017 e il 2018, delle aziende, cioè dove hanno investito queste aziende del business to business, cosa hanno fatto per migliorare, per ottenere più lead, maggiore qualità e lifetime del cliente. Le prime azioni che hanno fatto sono state un restyling, l'ottimizzazione del sito, hanno investito molto nei social media, hanno investito in quelle che vengono chiamate i virtual events, cioè ad esempio i webinar, che sono una cosa molto interessante, hanno investito nella SEO, nell'email marketing, nel paid search e così via, e anche in altre attività, fino ad arrivare alle fiere e per ultimo l'investimento su giornali e su riviste. Ma la cosa molto più interessante di tutto questo è stata la seconda indagine, cioè quella di dire: sì, ok, su tutta questa roba, su tutti questi investimenti, poi effettivamente quali tra tutte queste attività hanno poi prodotto, cioè ha poi prodotto veramente un ritorno sull'investimento, cioè ha prodotto veramente poi un risultato concreto, cioè veramente ha fatto migliorare la qualità del lead, ha veramente migliorato il numero di lead e così via. E la cosa interessante è stato che effettivamente migliorare, ottimizzare il sito è la prima attività da andare a fare, perché poi effettivamente, se parliamo di lead generation, se il tuo sito non è ottimizzato per la lead generation, cioè se ognuna delle tue pagine del sito, se ogni singola pagina del tuo sito non diventa una landing page, cioè non è ottimizzata per ottenere un contatto, oppure non è ottimizzata per una specifica call to action,
che può essere anche semplicemente cliccare sul link e andare in un'altra pagina, se ogni pagina del tuo sito non è ottimizzata per una call to action o per raccogliere un contatto, allora il tuo sito non sta funzionando. Quindi l'attività numero uno che ha prodotto risultati in termini di qualità di lead e numero di lead è quella dell'ottimizzazione del sito internet. La seconda attività che ha prodotto questo miglioramento è stata l'attività dei webinar, ovvero quella dei virtual events, cioè tutto quello che riesce a coinvolgere persone vere attraverso il web. E questa è una cosa molto bella sulla quale poi ti voglio coinvolgere tra un attimo. E la terza attività è stata, guarda un po', l'email marketing, che viene sempre bistrattata, l'email non funziona più, bla bla bla. Se l'email viene utilizzata bene, e nel caso della lead generation è fondamentale nella lead nurturing, l'email funziona un po'. Quello che invece non ha funzionato è proprio l'attività di social media, che solitamente viene utilizzata male, tanto è vero che me la vado a ritrovare in questa statistica alla posizione numero 10 su 11, quindi è stata la seconda attività sulla quale le aziende business to business hanno investito, ma poi è stata quella che ha dato risultati peggiori insieme a stampa su giornale e riviste, ma chiaramente lì stampa su giornale e riviste me l'aspettavo, nonostante ancora c'è gente che investe lì. Ma le prime tre cose sono molto interessanti: il sito, i webinar e le email. Vai Giuseppe. E ritorniamo sullo stesso discorso, perché a parte il primo, l'ottimizzazione del sito, che poi dico a chi ci sta ascoltando, il fatto che è anche una abitudine molto sana quella di andare costantemente a verificare quello che succede sul tuo sito, andarlo a verificare quali sono le pagine più viste e andarlo sempre ad ottimizzare per cercare di capire, per esempio, se riesci a capire cosa stanno guardando, quanto si fermano, quanti secondi, eccetera eccetera. Non ho dubbi a credere che questa statistica ci dia dei risultati reali, perché anche con me succede quando io vado a sistemare una pagina che magari metto per un lead, anche delle volte mi è successo, guarda, anche una vendita diretta scusami, non mi riferisco a grandi cifre, però anche lì l'ottimizzazione ha dato dei buoni risultati. Beh, il secondo, quando parliamo di virtual events, webinar, non ho dubbi a credere a questa cosa, perché qui si verifica quello che è un rapporto umano un po' mediato. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ovviamente qui è chiaro, parte promotion, cioè porto il mulino d'acqua, come dice il mio mulino, perché quando noi stiamo parlando in pubblico, ad esempio, c'è il massimo della relazione umana che tu possa avere. Quando tu vai a parlare in pubblico riesci a convertire, riesci a portare le persone a te, riesci a avvicinare le persone, eccetera eccetera. Poi c'è un passaggio che, se non riesci a essere proprio lì, quello dopo è il video, è il webinar, e la relazione, anche lì c'è una sorta di relazione, quindi punto di vista umano, ed è lì che nasce. Poi ci sono dei tempi, in genere una media di 45 minuti si calcola, affinché tu possa, non dico convincere, ma far capire chi sei. Quindi mi viene quasi automatico pensare che sia così. Poi l'email marketing, se diciamo l'email marketing, chi dice l'email marketing non funziona più, eccetera eccetera, beh, probabilmente l'email marketing, già chiamarlo, dargli un'etichetta, forse quello è superato, perché secondo me fa parte della base quando stai facendo, stai comunicando, stai facendo marketing e hai bisogno proprio dell'email marketing. Certo, lì qual è l'email marketing che funziona? Dipende dal mercato, sicuramente quello dove, almeno su quello che posso vedere io, sia sui miei di siti, ma anche le persone che aiuto, è quando riesci a creare appunto la relazione. Quindi in questi tre dati, per riassumere, il primo sicuramente l'ottimizzazione del sito, che è un po' più tecnica volendo, ma è mirato molto alla lead generation, e il numero due e il numero tre ritorna a quello che è il valore della relazione che tu riesci a creare con il tuo cliente. E infatti chi è arrivato fin qui della puntata verrà premiato. E infatti il funnel di marketing e vendita che andiamo ora a spiegare e quindi a suggerire a chi ci sta ascoltando, integra proprio queste cose qui all'interno, integra l'online con, tra virgolette, l'offline, cioè non l'offline, cioè integra la persona con l'automatismo. Cioè non puoi fare a meno della persona all'interno di un processo di funnel che riguarda il business to business. Non è possibile fare tutto in automatico, perché a un certo punto è necessario introdurre l'essere umano all'interno di questo processo. È chiaro che rispetto a
l'era prima di internet, in cui era necessario mettersi in auto, percorrere chilometri, arrivare da un cliente e poi magari questo cliente non ci conosceva nemmeno, tutta questa roba qui è superata. Cioè gran parte del lavoro veramente lo possiamo fare dietro una scrivania a chilometri di distanza. Perché? Perché ormai la tecnologia ce lo permette. Quindi vediamo un attimo quali sono queste fasi di questo funnel marketing. La prima fase è quella molto generale, che riguarda la raccolta delle informazioni. Quindi è chiaro che noi dobbiamo andare a creare prodotti formativi, prodotti informativi che possono essere utili per il nostro potenziale cliente. E quindi stiamo parlando delle solite cose. Stiamo parlando degli articoli per il blog, stiamo parlando di video tutorial, stiamo parlando di schede informative, tutto quello che può essere in grado di aiutare il tuo potenziale cliente a raccogliere informazioni utili, a sentire e a percepire te come professionista e come esperto del mercato, di quel prodotto, di quel servizio e così via. Questa è la fase della raccolta delle informazioni, ti trovi nella parte larga dell'imbuto. Lì stai intercettando tutti coloro che in questo momento sono dietro la scrivania, si sono sedute e stanno cominciando a cercare informazioni su un determinato servizio, su un determinato prodotto, che è proprio quello che tu stai andando a vendere. Nel momento in cui, e arriviamo alla seconda fase del funnel, nel momento in cui un tuo potenziale cliente è arrivato sul tuo sito e ha cominciato a leggere articoli, a guardare video e così via, è chiaro che devi orientarlo attraverso dei click, attraverso dei link, attraverso il tuo copy, devi orientarlo a scaricare una risorsa. È importante che tu prenda una prima email di questa persona. Faccio una piccola premessa, un passo indietro. Il funnel non è una legge, non è la Bibbia, cioè nel senso che non è che il tuo potenziale cliente per forza deve fare tutti questi passaggi prima di poterti contattare. Un numero telefonico deve essere sempre a disposizione, la possibilità di contattarti all'istante deve essere sempre una condizione, una possibilità valida in qualunque momento, perché la persona arriva, vuole chiamarti, ti chiama, non è che devi fare tutto il processo. Diciamo che questo è un processo statisticamente valido per tutti quei clienti, potenziali clienti che stanno facendo un percorso. Quindi prendila in questo modo qua, perché altrimenti si ha sempre quella sensazione che se il tuo potenziale cliente non fa tutti i passaggi non può diventare un tuo cliente. Non è così, cioè in qualunque momento il cliente esce, ti chiama e hai risolto il problema. Quindi fatta questa premessa, vediamo punto punto il funnel come funziona. Quindi il tuo cliente arriva sul tuo sito, arriva su un tuo articolo, arriva su una tua risorsa, la percepisce come utile, viene portato avanti nel processo di informazione attraverso un semplice click, attraverso ad esempio il remarketing, perché magari è andato via dal tuo sito, te lo sei andato a riprendere attraverso un'attività di remarketing, l'hai portato magari su una risorsa più interessante, dici vabbè, hai guardato questo articolo, hai letto questo articolo, ti propongo di scaricare questa risorsa. Una semplice risorsa, cioè una risorsa utile, perché ti serve per scaricare una semplice email. Cerca di non essere in questa fase molto aggressivo, perché se in questa fase chiedi nome, cognome, azienda, fatturato aziendale, tutto il resto appresso, è improbabile che questo tizio ti lasci tutte queste informazioni. Semplice nome, semplice email per cominciare a prendere un primo contatto. E questo è un cosiddetto lead freddo. A questo punto parte l'email, la lead nurturing, che fa parte di quell'email marketing sostanzialmente. Attraverso la lead nurturing tu cominci a riscaldare il lead, dai delle maggiori informazioni, l'abbiamo detto, ascoltati le puntate precedenti, l'abbiamo detto tantissime volte come funziona, cominci a dare delle informazioni, cominci a dare dei numeri telefonici da chiamare, cominci a presentare delle case history, dai delle statistiche, dai tutta una serie di informazioni utili al tuo potenziale cliente per aumentare la percezione di qualità, di fiducia, eccetera, eccetera, verso di te. A questo punto, durante la fase di lead nurturing, in qualsiasi momento tu lo tenga necessario, puoi far partire un invito a partecipare al webinar, perché magari in quel mese hai raccolto 10, quello che è il numero per te importante, potrebbe essere 5, 3, 10, 30, quello che per te rappresenta un numero interessante di lead freddi ai quali puoi presentare l'invito a un webinar. E qui a questo punto stai sfruttando la seconda cosa che ha reso di più, cioè praticamente i famosi virtual events, e quindi stai invitando queste persone che hanno scaricato una risorsa e che magari hai nutrito tra virgolette un po'
con delle mail informative, li inviti a partecipare a un webinar dove ci sarà una persona reale, cioè vera, che in quel momento sta parlando, così come ora io sto parlando in questo podcast, che spiegherà nel dettaglio magari la tua proposta, la tua offerta o un determinato argomento molto interessante, verticale, tematico su quello che è il servizio o il prodotto che offri. E il webinar è estremamente potente perché è il primo touch point che il tuo potenziale cliente ha con una persona vera, perché sente la voce e magari in video vede anche il volto di una persona vera alla quale attraverso una chat può anche fare una domanda e quindi in quel momento si sta relazionando veramente con una persona. Le persone che si iscrivono a questo webinar sono dei lead tiepidi, cioè sono dei lead molto più interessanti perché comunque hanno fatto un'azione in più, hanno dimostrato maggiore interesse verso te, verso la tua azienda e verso il tuo prodotto, verso la tua offerta. A questo punto, alla fine del webinar e anche dopo, a tutti coloro che hanno partecipato a questo webinar, tu puoi fare un invito magari ad una call singola, potrebbe essere una call telefonica, ma potrebbe essere anche una video call singola, cioè un face to face, dove a quel punto dici: bene, abbiamo partecipato a questo webinar, abbiamo parlato di una serie di cose, ora se volete possiamo singolarmente parlare e approfondire l'offerta, approfondire il prodotto, approfondire, no, tagliarla su misura su di voi. Questo è un passaggio che può esserci, ma può anche non esserci, nel senso che tu dal webinar puoi anche andare direttamente all'appuntamento, addirittura alla vendita del prodotto. Questo poi dipende dalla sensibilità di chi in quel momento sta facendo il webinar, o addirittura proporre un'offerta proprio a chi sta partecipando a questo webinar. È chiaro che chi si iscriverà alla call singola è un lead caldo, cioè una persona in quel momento ti sta dimostrando veramente interesse. Dalla call calda, cioè dalla call singola, è chiaro che a quel punto devi andare a chiudere con un appuntamento reale, che può essere un appuntamento che si chiude, anche la firma del contratto potrebbe anche chiudersi direttamente dalla call video. Molto spesso con alcuni miei clienti funziona proprio così, cioè io le mie consulenza, cioè i miei contratti di consulenza a volte li chiudo veramente attraverso una video call direttamente, non c'è bisogno che io mi metto in treno o prendo una macchina per andare a chiudere un contratto. Oppure dalla call video, da questo lead caldo, vai a un lead molto caldo, quindi il tuo venditore, il tuo commerciale a questo punto va da questo potenziale cliente che non è un cliente freddo, è un cliente super caldo, è un cliente che conosce benissimo te, la tua azienda, la tua proposta, la tua offerta, è felice di accoglierti nella tua azienda, ti offrirà il caffè, sarà felice di vederti, ti stringerà la mano, magari ti riconoscerà perché forse sei la persona che ha visto in video call e non vede l'ora a quel punto di firmare il contratto, si tratta soltanto di una formalità. Questo è un vero e proprio funnel marketing vendita che porta uno sconosciuto a diventare un primo contatto, a diventare un contatto caldo, fino a diventare un potenziale vero cliente e a diventare un cliente. Giuseppe. Ed è assolutamente efficace. Mi verrebbe da dire, sai, quelle solite frasi che dicono: mamma mia, questa cosa noi la diamo gratis, ok? Che dici? E che cavolo, dovevano fare un corso, dovevano pagarci per questa cosa. Però voglio dire, prendetela come volete, io posso semplicemente dire anche sulla mia esperienza che così funziona, certamente non al 1000 per 1000. Ed ecco cosa potrebbe succedere. Potrebbe succedere, anzi, intanto dico che hai fatto bene a fare quella premessa che riguardava il discorso che questa è un'idea di funnel, ma il funnel può anche non esistere. Questo perché dilegua, non so, ho uso un altro termine dei miei, questo cialtronismo di massa, che è quello di dire: ok, fai così, fai dopo così, diventiamo dei robottini e ci dimentichiamo appunto l'aspetto umano e pensiamo che prima ci deve essere questa email, poi quest'altra. No, questo è uno scheletro che noi possiamo modificare. Tant'è che addirittura io l'ho visto sulla mia pelle e sugli altri anche, sia questa versione che tu mi stai dicendo, ma anche una versione spezzata, se vogliamo, cioè che parte ad esempio dal webinar per poi partire con un lead nurturing, cioè una sorta di puzzle di quello che abbiamo detto. Ovviamente la parte finale è quella, cioè invitare le persone a una call. Quando vai con quella call, che è una call video, sì, si può chiudere. Qual è il rischio in questo caso? Che ovviamente se tu, arrivato a questo punto, hai una persona che ti ha compilato un form, in questo caso magari nella richiesta che ti fa della call singola, chiedi qualche dato in più, in modo da capire, cioè in questo caso puoi farlo,
e soprattutto se non chiudi in quel momento, può succedere, perché voglio dire, sembra che poi tutto rose e fiori, può succedere, però attenzione che ti devi interrogare cosa è successo. Forse non sei stato tu in quell'istante capace a gestire il dialogo, la negoziazione con la persona. Può succedere anche questo. Perché dico potrebbe dipendere dalla nostra negoziazione? Lo dico perché nel momento che una persona si è mossa da lì, dal primo lead freddo che ha lasciato un'email, va bene, poteva essere molto facile, a fissare un appuntamento, dedicarti del tempo, in ogni caso ti sta dedicando del tempo, anche quello lì è un passaggio che bisogna fare bene. Chiaramente Massimo riportava la sua di esperienza che riesce a chiudere, sì è vero, può succedere anche questo, ed è ovviamente se poi vai in un appuntamento una persona che ti dedica così tanto tempo è sicuramente interessato a fornirsi dal tuo per il tuo prodotto, insomma richiedere i tuoi servizi. Se qui qualcosa si inceppa negli ultimi due passaggi, devi rivedere anche qualcosa tu, se mandi un tuo agente o se sei tu direttamente che gestisci la trattativa. Però detto questo, visto dall'alto questo pacchetto messo insieme di funnel, di imbuto, di sequenza, chiamalo come ti pare, e ti ricordo e suggerisco, lo evidente perché voglio evidenziarlo miliardi di volte, lo puoi spostare come ti pare, nel senso che puoi togliere qualcosa, può saltare qualche pezzo, Massimo tant'è che diceva anche del numero di telefono diretto, però questo funziona ovviamente con un numero di lead accettabili che tu all'inizio non puoi pensare di dire non ha funzionato, ti sono entrate 3 persone nella lista, per dire. Ma è chiaro, e poi prima di tutto devi investire anche in advertising, cioè crea traffico. Se non crei un traffico iniziale e soprattutto se non fai attività di content marketing, tutta questa roba non funziona, quindi è inutile. E poi voglio aggiungere un'ultima cosa prima del tuo super riepilogo: l'importanza della marketing automation comportamentale, che se riuscissi a coinvolgere il mio socio e caro amico Marco Quadretti a fare un podcast su questo argomento sarebbe fantastico. Perché la marketing automation comportamentale, come la facciamo noi qui dentro in 6-7 agency, è una cosa fortissima. Cioè, perché ti permette di capire che cosa sta facendo il tuo potenziale cliente sul tuo sito, e ad esempio dice ok, se il mio potenziale cliente è arrivato 4 volte in questa settimana sulla pagina delle offerte, a questo punto fai partire una mail al commerciale e fai partire una telefonata direttamente, oppure fai partire una mail al mio potenziale cliente con un'offerta oppure con un contenuto specifico. Questo per dirne una, ma c'è tantissima roba che si può fare con la marketing automation comportamentale, ed è una cosa che dà grande potenza soprattutto nel business to business, ma su questo andrebbe fatta una puntata a parte. E poi a fine che Alex si arrabbia, ha giusta ragione che ci siamo dilungati più di tanto. Quindi non facciamo partire un altro podcast. Il maestro Quadretti bisogna prenderlo forzatamente, metterlo all'interno di una puntata e fare qualcosa sul marketing comportamentale. Visto che stavi parlando di Alex, salutiamo anche Maria Gaia. Io intanto mi preparo per il super riepilogo. Io faccio qualche flessione e a te il lancio. Salutiamo anche Maria Gaia, ma Maria Gaia la voglio salutare nella prossima puntata, perché devo raccontare la storia di Maria Gaia e della sua disavventura per una piccola recensione. Ma ne parliamo nella prossima puntata. Ringrazio ancora Alex, che grazie a lui è venuta fuori questa puntata sulla lead generation e la lead generation per il business to business, e lancio il super riepilogo di Giuseppe Franco. Ed eccoci con il super riepilogo richiestissimo in questa giornata da Scandinavia, no, Scandinava, come cacchio si può dire, freddissima. Abbiamo parlato di lead generation B2B, business to business. Abbiamo cercato di iniziare parlando di quelle che sono le necessità principali dei nostri clienti, parlato di un elemento fondamentale, lifetime value, cioè la durata del nostro cliente, come bisogna poi differenziarsi. Abbiamo analizzato quella che è la tendenza dei clienti, abbiamo detto sì, benissimo, bisogna avere un prodotto, però è una cosa superata, perché avere un prodotto, cioè avere una comunicazione, prima ancora anche il marketing sul prodotto, cioè prodotto centrico, ha i suoi limiti, perché ormai lo fanno tutti, è una cosa che hanno tutti, quindi dobbiamo aggiungere, utilizzare dei servizi aggiuntivi affinché quello che stiamo dicendo, stiamo raccontando, quello che stiamo proponendo sul mercato sia comunque competitivo e possa catturare l'attenzione del nostro potenziale cliente. E poi ci siamo ovviamente, non abbiamo soltanto detto noi queste cose, ma ci siamo appuntati su
delle ricerche, ricerche dell'Osservatorio Italiano, dove ci dice assolutamente, ci dà tre dati significativi. Il primo, il 40% dei potenziali clienti inizia il processo di acquisto cercando altri esseri umani, altre testimonianze. Cosa dicono le persone? Insomma, non gli frega nulla di quello che hai scritto tu, delle tue caratteristiche tecniche, gli altri che esperienza hanno avuto. Secondo punto, cresce la percentuale, il 35% di chi considera il tuo blog una fonte affidabile, e poi solo il 30%, ma solo si fa per dire, una terza parte, come fonte ufficiale il tuo sito ufficiale, cioè come fonte di informazione. Insomma, quello che abbiamo detto poi alla base è che le persone cercano altre esperienze di altri esseri umani, quindi il fattore umano emerge sempre di più. E poi ci siamo sempre spostati su quelle che sono le prime tre richieste che vogliono, si cercano all'interno del B2B, che è una migliore qualità dei lead, una maggiore quantità dei lead e, attenzione, l'aumento di questo lifetime benedetto. Cioè dobbiamo cercare di capire che il nostro cliente non deve morire subito dopo la prima email, ma dobbiamo cercare di portarlo avanti a fare un acquisto e cercare di creare una serie di concatenamenti continui verso un prodotto sempre superiore. Potremmo anche dire un upsell, anche se oggi non abbiamo parlato esattamente di questo termine. Poi abbiamo visto che in questa ricerca si sono andate a vedere quali sono le azioni che portano a un lead, che portano il cliente, che portano un lead a farlo diventare cliente. Tra tutta questa massa critica, possiamo aggiungere, viene fuori tre elementi fondamentali: l'ottimizzazione del sito, gli eventi come i webinar e l'email marketing. Questi tre elementi sono stati quelli che hanno portato maggiore efficacia dal lead a farlo diventare cliente, a discapito di altre cose, il vecchio telemarketing, public relation, fiere, eccetera, eccetera. Sicuramente utili, ma questi comunque hanno avuto la meglio. E poi nel nostro menu della giornata abbiamo dato questa ricetta, ma non è una ricetta per prenderci in giro da soli, perché sì, questa è la strada da percorrere, ma ci possono essere delle sbavature e dei cambiamenti. Stiamo parlando di questo funnel di marketing e di vendita. Quindi iniziamo con prodotti formativi, cioè diamo un prodotto che catturi l'attenzione della persona, poi lascia qualcosa, lascia un'email, poi andiamo avanti e creiamo quindi questa relazione attraverso lead nurturing, cioè nutrimento, potremmo dire in italiano, del cliente, cioè cercando di dare delle informazioni, far capire meglio di noi. Quindi stiamo riscaldando le persone e poi diamo un invito ulteriore, uno step successivo, saliamo di un livello, alziamo l'asticella, cioè con un invito ad un webinar. Webinar che dà comunque quella relazione umana, riesce ad intensificare appunto il valore umano e la relazione, e poi invitiamo la persona ad un incontro con noi, che può essere di persona ma può essere anche video. È lì che possiamo concludere fino ad un appuntamento che porterà ovviamente il nostro lead a farlo diventare cliente. Per oggi è tutto, a te la linea. Fantastico. E allora, che dirvi, se siate felici ovunque voi siate. Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.